Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami. Più suona e più la ami. Radio Doppio Zero questa mattina è a Bari, allo spazio Miura in Piazza del Ferrarese, dove si sta tenendo il secondo premio Nicolaus Città di Bari per lo sport. Abbiamo intervistato i presidenti delle associazioni che fanno parte di questo premio, perché saranno premiati eccellenze dello sport barese del passato, del presente e del futuro. Vediamo di cosa si tratta. Questa è la seconda momento importante dello sport barese. Con il presidente Antonacci abbiamo lo scorso anno avuto un giugno dedicato allo sport, dedicato a tutti quegli atleti che sono stati importanti per la nostra città e che purtroppo per la loro disciplina, magari poco conosciuta ai baresi, nonostante il sudore, nonostante l'impegno che hanno profuso nel raggiungere traguardi a livello nazionale, a livello internazionale, alcuni a livello olimpionico con alcune medaglie, non sono stati riconosciuti e sono stati un po' dimenticati dalla città. Il nostro compito è quello di fare una capsula del tempo che ci porti ad avere un atleta del passato da ricordare, come oggi ricordiamo De Lucia, Gaetano De Lucia, che verrà diciamo prestigiosamente premiato sia dal maestro portoghese che anche dal console Bollettieri, che è stato un pugile anch'esso. Poi abbiamo una squadra di calcio che nelle ultime due stagioni ha avuto successi straordinari vincendo in maniera impareggiabile il campionato, e poi abbiamo come al solito l'atleta del futuro, che è un ragazzo della Vela, che è proprio poco qui distante, che ha raggiunto già successi a livello nazionale e si sta già diciamo proponendo come grande campione nella categoria laser a livello europeo. Oggi verrà premiata la squadra del futuro. Noi abbiamo qui la responsabile dell'area solidale della United Sly FC, che come ho detto sarà premiata. Allora, una cosa importante per la sua squadra. Certo, è una cosa importantissima, perché questa realtà è nata appena 20 mesi fa. In 20 mesi è riuscita a conquistare due campionati. Il presidente Danilo IV, pur potendo acquistare un titolo diciamo di categorie superiori, invece ha voluto investire in un progetto partendo da zero, ha voluto creare la sua squadra, e questa squadra effettivamente sta raggiungendo dei risultati prestigiosissimi. Oltre ai due campionati vinti, ha vinto anche il premio regionale di seconda categoria, e l'anno prossimo giocherà in prima categoria. Ma l'elemento caratterizzante per cui oggi verrà premiata la squadra è che sono vincenti anche sul terreno della solidarietà. Hanno cominciato da prima, nel mese di fine settembre, inizio ottobre, con un evento a favore dell'H Bari 2003, la società di basket in carrozzina che milita in Serie B. Hanno organizzato un quadrangolare di calcio con il premio a fine partita, è stato devoluto a questa squadra. E poi hanno proseguito con altri eventi di solidarietà, e in primis con il sostegno di FAC Leucemia, che è il progetto a favore dei bambini malati di tumore, malattie onco-ematologiche, in collaborazione con Atleti. Per cui in pratica è un doppio impegno, sia quello sul campo sia quello fuori campo. È importante avere qualcuno in cui credere? È importantissimo. Infatti Danilo dice sempre che non bisogna pensare soltanto a se stessi, ma bisogna sempre volgere uno sguardo verso chi ha bisogno, perché non si può raggiungere un ottimo risultato se non si pensa anche al sociale. Quindi potenzieremo l'anno prossimo questa attività, e ci sarà una sorpresa che non riveliamo oggi, perché molto probabilmente sarà annunciata nei prossimi giorni. Quindi il prossimo anno sicuramente, oltre a continuare a portare avanti la campagna FAC Leucemia, ne verrà avviata anche un'altra in parallelo. Siamo con il dottor Vito Giordano Cardone, presidente dell'associazione, della fondazione Nicolaus, che ha tracciato un solco importante per quanto riguarda questo secondo premio quest'anno. Allora, presidente, vogliamo fare un excursus della Nicolaus?
come sì, fondazione? Nicolaus è nata ormai 10 anni fa e quindi come fondazione ci siamo posti nel nome di San Nicola di creare dei rapporti tra la città di Bari e le città dove c'è il culto di San Nicola. Abbiamo incominciato con un discorso di cultura e di solidarietà. Dall'anno scorso invece abbiamo pensato di creare qualcosa anche sullo sport con il premio Sport per la città di Bari. Questo premio è non solo per dare visibilità ai cittadini o agli sportivi di Bari, ma di far conoscere anche i nostri connazionali che si sono distinti, i nostri concittadini che sono distinti anche all'estero. Ho visto che il vostro fine è soprattutto ambito di solidarietà, ma leggevo proprio sul vostro sito che c'è anche un discorso di comunione, di unione fra i popoli. Certo, la solidarietà, come lei può ben immaginare, non è soltanto un discorso di aiutare, ma è anche una comunicazione, un rapporto tra i vari popoli che hanno, in questo caso nostro, del culto di San Nicola, e quindi con un'integrazione e quindi pertanto di portare le nostre conoscenze e scambiarle con le loro conoscenze. In questo periodo la Fondazione come sta lavorando? In questo periodo è un periodo abbastanza pieno, perché stiamo facendo questa manifestazione con l'Accademia delle Belle Arti, che ha allestito questa mostra abbastanza importante, e tra l'altro siamo pronti a fare questo premio nella giornata di oggi per poter premiare un campione del passato e un giovane ragazzo del presente. Invece per quanto riguarda gli obiettivi futuri della Fondazione? Gli obiettivi futuri è, con l'attività portuale di Bari, di creare una mostra, e quindi che siamo già pronti per il mese di prossimo, di organizzarla sia al Fortino di Bari sia al Castello Carlo V di Monopoli. Questa mostra sarà una mostra di cartografia, di carte geografiche molto vecchie, parliamo del 700 e quindi 800, del professor Brandozzi, che è un collezionista di Ascoli e che rappresentano in pratica tutti i vari porti dell'Adriatico. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi tutti, arrivederci. Radio 00, Radio 00. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.